Un presidio per ritornare a parlare sull'ospedale del Felettino, l'aumento del costo per la sua realizzazione, ma anche per i problemi che Spezia deve affrontare. Ma ci sono dei punti che sono assolutamente sorprendenti, cioè che ogni passaggio l'ospedale non c'è, perché ci siamo stati anche a vedere ed ecco la rovine dappertutto, siamo al zero e quindi non si fa niente, però crescono i costi. Da 175 milioni siamo passati a 264 milioni. Adesso si parla dell'ingresso dei privati, ma l'operazione con l'ingresso dei privati rischia di comportare dei costi enormemente maggiori per il pubblico, per noi, quindi per chiunque di noi che passa in questa strada, perché sono soldi nostri. Addirittura, se noi chiedessimo i soldi con dei normali finanziamenti invece che ricorrere ai privati, che sono tanto amati dalla giunta Toti, dal centrodestra, si risparmierebbero 150 milioni di euro. Ci siamo buttati in un'operazione, quella di chiedere i soldi ai privati, di cercare un finanziamento dei privati, che ci costerà 150 milioni di euro di più. Ecco, allora bisogna chiedere al centrodestra, a Toti, anche al sindaco Paracchini, perché dobbiamo spendere 150 milioni di euro in più per spalancare le porte di questo ospedale, che peraltro non siamo ancora a zero, perché bisogna 150 milioni di euro in più per un ospedale di cui non vediamo ancora l'inizio. C'è anche la questione dei famosi 8 milioni che sono stati dati a IRE e di cui voi chiedete appunto la fine che hanno fatto. Sì, noi chiediamo di sapere che fine hanno fatto con questi denari. Ci ricordiamo anche un altro particolare, cioè che la Regione ha nominato in IRE quello che era una delle figure chiave della Fondazione Change di Toti. Cioè noi sottolineiamo questa questione di opportunità, cioè che le figure che hanno guidato la fondazione politica del presidente della regione Toti poi siano state nominate dalla stessa regione per poltrone come quella di IRE. Ci sono tante questioni che noi sulla storia della scelta delle nomine delle poltrone che abbiamo sottolineato in questi mesi. Purtroppo vediamo che questo centrodestra, questa classe politica sceglie molto spesso dei rappresentanti di partiti, dei suoi partiti, per le nomine nelle società partecipate, che sono società pubbliche.